Guardate, noi siamo in direzione Coimo. Esatto, andiamo a Coimo. Andiamo a Coimo e ci vuole un'ora e 15 minuti. Non c'è scritto lì. Sì. Ma ci metteremo Cominciamo. 4 ore ad andare. Cominciamo. Discesa, sei felice? La salita mica tanto, eh. Siamo trovati in mezzo alle mucche. Eccola. No, no, vai avanti. Non venire. Non mica avrai paura. Ma scusami. Non mica avrai paura. No. Mi seguono. Ah, ma sono qui. No, no. Ma sono solo seguito. Non so io. Ma stanno andando di là. Anche loro, guarda. Guarda. Oh, qua sta andando. Ma una volta c'erano anche cani, Non ce l'avranno, non lo so. Salita. Adesso stiamo. Adesso stiamo iniziando per andare a Druogno. Noi abbiamo abitato a Druogno da maggio a settembre, fine settembre. Nella strada ci rivediamo passeggiatina facendo. Adesso siamo in discesa. Per fortuna che c'è la discesa. Guardate il paesello perduto, è al Bogno. Adesso siamo quasi alla fine di questo fantasia. Questo svincolo si va di là. Di là, a destra. Di là. A destra. A destra. Che carino. Veramente. Top. Adesso c'è la discesa. E poi dobbiamo svoltare per il garage. Esatto. Adesso abbiamo svoltato, andiamo dritti e poi facciamo la salita. Non è che questa sera ci conosciamo tutti, vero mamma? Sì. Siamo arrivati su in cima a Sassiglio, adesso svoltiamo a destra. Esatto.
Là. Là. Abbiamo girato a sinistra invece che a destra. Adesso giriamo a destra. Adesso a sinistra invece andavamo nella nostra vecchia casa. E adesso vi facciamo vedere. Esatto. Nella nostra vecchia casa. Andavamo al primo piano. Si entrava, si facevano le scale, si entrava, sopra c'erano altre persone e giù c'era, si entrava nel nostro appartamento. Andiamo di qua. Torrentello di Sasseio. C'è il cartello Coimo 40 minuti, noi che siamo Buttogna 45 minuti da dove siamo venuti, a Coimo mancano 40 minuti. 40 minuti. Siamo gli alberi suggestivi del inizio della pista ciclabile. Dove ci sono dei bellissimi, visto che è autunno, cadono le foglie, ci sono dei bellissimi, dei colori anche, panorami bellissimi che vi faremo vedere. Andiamo avanti. Questo è il torrentello, un po' vedendolo da qui è un pochino sporco, però vabbè, andiamo avanti. Un pochino da sistemare comune, se ci stai vedendo, un po' di da sistemare. Cosa è cambiata? Il mercato che portava da Domodossola a Locarno, stiamo facendo. Arrivata la panchina, abbiamo appena passato la panchina ma non abbiamo potuto perché c'erano delle signore che stavano pranzando, stavano facendo merenda, stavano parlando, quindi non ci sembrava il caso di disturbare. Andiamo avanti.